Mi sono sempre chiesto se al telegiornale si sono rincoglioniti o ci prendono per il culo. Ogni anno si stupiscono che a dicembre fa freddo. Sono 25 anni che ogni anno sento che hanno toccato il freddo record. A quest'ora dovremmo essere a meno 30. Io voglio amare te, ma non importa. Quello che cerco è già realtà. E California stai, non posso stare qui senza far nulla. Voglio sognare ancora un po', grazie a Daniele lo farò. Se mi sveglio so che sarà ok. Il mondo ti crolla addosso. Nel momento esatto in cui le cose non vanno come ti aspetti, perdi ogni certezza. La natura umana è programmata in questo modo, c'è poco da fare. Siamo preparati agli imprevisti, ma non ce li aspettiamo comunque. Già da piccolini siamo così. Passiamo il pomeriggio a giocare a Mortal Kombat per imparare a memoria la fatality di Scorpion. E non studiamo per il compito in classe del giorno dopo. Eppure, quando ti consegnano la verifica con un voto che rasenta le temperature artiche, ci rimani comunque di merda. Il Jack, hai fatto schifo in questa verifica di geometria, non hai risolto neanche un problema. Oh, cazzo. Tipo, se volevo risolvere i tuoi problemi andavo allo socio-psicopedagogico per diventare psicologo, non al liceo classico. Io sono qua solo per farmi le canne. Non te lo aspetti perché speri sempre il meglio. Come non ti aspetteresti di vedere un cane che limona con un cavallo. Se ci pensate bene, siamo potenzialmente consapevoli di tutto, ma ci stupiamo comunque per qualsiasi imprevisto. Buona parte delle cose che non ci aspettiamo sono nascoste in realtà dietro al cinismo. Volete una prova pratica? Proviamo a togliere i filtri sociali. Avete mai provato a fare una festa di compleanno a sorpresa? Auguri! Oddio! Una festa di compleanno a sorpresa! È il giorno del mio compleanno! Chi se lo sarebbe mai aspettato? Cazzo sì che te lo aspettavi! Se compi gli anni a luglio e la festa di compleanno a sorpresa te la fanno a dicembre, allora posso capire che non te lo aspetti. Ma così è una cosa che si annovera tra le possibilità. Ultimamente ho assistito ad una di quelle situazioni di circostanze in cui purtroppo muore qualcuno. Hai saputo di zio Samuele? No, che è successo allo zio? È mancato. Ciò vuol dire che è mancato? Non è potuto venire? No, intendo, è passato a miglior vita. A miglior vita? In che potenza? Sto bastardo avrà mica vinto alla lotteria. Ma no, Bidu, lo zio Samuele è morto. Oddio, e quanti anni ci aveva? 104. Goddue, che notizia che mi hai dato, non me lo sarei mai aspettato. Sì, lo zio Samuele è morto a 104 anni. Chi se lo sarebbe mai aspettato? Nel cuore della giovinezza è morto di vecchiaia. Capisco che ci rimani male, ma che cosa ti aspettavi, che fosse della stirpe degli Highlander? Facciamocene una ragione, prima o poi tutti muoiono. Body Slam! Le cose che non ci aspettiamo sono più legate alla mente delle altre persone. In alcuni casi è persino complicato capire che cosa frulla nella testa dei nostri parenti. Avete presente quando vostra madre vi manda a prendere qualcosa? Al di là che dopo 3 ore di ricerca direte: mamma, la conserva di pomodori non c'è in cantina! E umiliandovi vostra madre verrà a prendersela da sola facendovi notare che ce l'avevate davanti al naso. Al di là di questo non vi aspettereste che vostra madre possa perdere l'uso della parola. Daniele! Sì? Vammi a prendere l'affare! Cosa? L'affare è vicino là! Ma là dove? Che affare? Il coso lì per pulire qui! Ma per pulire dove? Mica ti sto vedendo! Vammi a prendere subito il coso per cosare il sai cazzo cosa! Non ho mica tutto il giorno! Il coso per cosare il sai cazzo cosa? Il terrore inaspettato dai figli dal 1840. Ma spesso se non abbiamo niente a che fare con il soggetto in questione, possono tirarci in ballo in situazioni inimmaginabili. Ad esempio, una cosa che non vi aspettate è quando un vostro cliente o un vostro superiore se ne esce fuori con la frase: Daniele, le racconto una barzelletta che fa morire. La sa quella di Pierino? Ecco, ora spiegami. Quale cazzo delle 300.000 barzellette su Pierino vuoi raccontarmi? Ma ovviamente la società ci ha insegnato a rispondere in un altro modo. No, non la conosco. Avanti, ammettetelo, quante volte vi siete ritrovati in mezzo a questa situazione? Ma la cosa bella è che oltre a conoscere la barzelletta spegnendo il cervello per preparare la risata finta, la cosa ancora più inaspettata è quando il nostro simpatico barzellettiere se ne esce con. E quindi alla fine Pierino si guarda le mutande e dice: non era così, forse è il lupo che alla fine si guarda le mutande. Vabbè, non importa, fatto sta che alla fine la nonna si scopre essere in realtà il lupo vestito da mutanda. Forte, vero? Il lupo vestito da mutanda, capisci? Non l'hai capita? Se vuoi te la spiego. No, cacchio, l'ho capita, mi faceva schifo, l'hai raccontata male e la sapevo già. E in quei momenti entri in crisi mistiche e religiose e chiedi conferme per sapere come si sarebbe comportato se fossero capitate anche a lui situazioni inaspettate. Il Jack,
alzati e cammina! Minchia zio, non so se ci hai fatto caso, ma questo spirito delle patate non mi fa mica ridere, sono sulla sedia a rotelle. Oddio, davvero, scusami, non ci avevo fatto caso, che situazione imbarazzante! Fortunatamente le cose non sono andate in questo modo, ma cose inaspettate potrebbero capitare anche dai nostri amici domestici. Ah, teneteli d'occhio se avete dei passeggini in casa. Avete presente quelli che vi fermano per strada per vendervi libri? Ecco, quelli sono già più prevedibili. Quelli che non ti saresti mai aspettato sono quelli che ti fermano dicendoti: oh tizio, tu c'hai dei pregiudizi verso i bambini orfani. Ma che domanda è? Quale razza di mostro insensibile avrebbe dei pregiudizi verso i bambini orfani? Come puoi aspettarti una domanda del genere? Non puoi! Così cominci a diventare tu stesso inaspettato. Soprattutto se avete amici che studiano al primo anno della facoltà di lingue. Si scelgono lingue come il giapponese per fare gli otaku della situazione e poi vengono a smaronarti perché hanno imparato a contare fino a 10. Da quando frequento lingue da 2 settimane so il giapponese! Buon per te! Vuoi sentirmi contare fino a 10? No! Ichi ni san yon go roku nana achi ku ju! In che potenza, zia, quanto sei giappo minchia? Io perlomeno ho scelto una lingua che non ti aspetti! Quale? Il cazzutissimo serbo figa power! Oh, minchia, Dani, vuoi sentirmi contare fino a 10? No! Yedan, va, tri, cetri, pet, shes, sedan, mossan, devet, deset! Ed è a questo punto che diventi inaspettato! Che palle che siete! Io so contare in spagnolo, ma mica ve lo faccio pesare! E da quando? Facci sentire! 1, 2, 3, un passito pa' delante, Maria! 1, 2, 3, un passito pa' atrás! E vaffanculo, e ora via dalle balle! Quindi, ricapitolandolo, le cose inaspettate sono ben poche. Se facciamo un calcolo delle probabilità, possiamo verificare che le cose inaspettate sono quasi sempre prevedibili. Niente capita per caso, perché ogni causa ha il suo effetto. Se proviamo a risalire alla radice di ogni evento, possiamo concepirne una previsione o una spiegazione. Solo la stupidità è imprevedibile. Minchia zia, dammi un crispy McBacon e sparaci dentro anche le patatine fritte. Mi scusi signore, si rende conto che questa è una biblioteca? In che potenza, che figura di merda, scusami. Inchia zia, dammi un crispy McBacon e sparaci dentro anche le patatine fritte. La stupidità è una cosa inaspettata che probabilmente non ha confine. E per concludere la puntata di oggi, la ragazza sexy ci darà un'ultima dimostrazione di cose che non ci aspettiamo. Ad esempio, sapevate che i telefoni ci puniscono quando siamo ubriachi? La scorsa volta vi ho chiesto: che cos'è che vi stressa? La cosa che mi stressa di più è sempre la mia coinquilina. Quando sto al cesso e qualcuno bussa. Essere costretta tutti i giorni a prendere i mezzi pubblici stracolmi di gente. Lui mi stressa! Che cosa mi stressa? Che cosa mi stressa? La scuola. Un bacione alla mamma, California, e al prossimo video. Ciao Daniele! Vi ringrazio per le risposte e vi lascio con la seguente domanda: cosa non vi aspettate? Vi prego di rispondermi con un video aggettivo di risposta di pochi secondi qua sotto e non là sopra. E ora passiamo ai saluti. Saluto Davide che ha la maglietta California, Elia, Elsa e Giuseppe. Sono Daniele Doesn't Matter e se il video non vi è piaciuto, magnema. Vi mando tanti cari saluti, un bacione alla mamma, California e al prossimo video! Whee! Ciao ma, sono Jay, tutto bene? Dai Jay, passaci la mirra, fai girare quell'incenso che tu sei tutto già incensato. Ti sembrerà impossibile, ma ripensandoci un po' su, non era poi così difficile. Ore passate tra sei fantasie e zero realtà. Io non capisco e non mi va. Tra me e te io voglio solo verità. Io voglio amare te, ma non importa. Quello che cerco è già realtà. E California sta e si sa. Io voglio amare te, ma non importa. Quello che cerco è già realtà. E California sta e non posso stare qui senza far nulla. Voglio sognare ancora un po', grazie a Daniele lo farò. E se mi sveglio so che sarà ok. Se il video non vi è piaciuto, magnema. Vi mando tanti cari saluti, un bacione alla mamma, California, e al prossimo video di risposta. Whee!